In questo video affronteremo il calcolo del volume di uno scavo secondo diverse modalità. La prima modalità, che è quella più naturale, è quella di procedere con il confronto tra il rilievo prima dello scavo e il rilievo post scavo. A video, qua abbiamo il modello 3D del terreno ante scavo, si tratta sostanzialmente di un terreno pianeggiante, e il poi successivo rilievo dello scavo che abbiamo qua, lo disattiviamo, ecco, ed eccolo qua che apprezziamo meglio in una vista 3D. Ecco, i due modelli 3D, come è prassi su Topos, sono stati inseriti su due layer diversi. Questo per consentire al programma di eseguire il calcolo di confronto tra modelli. Allora, come facciamo in questo primo caso? Attiviamo il layer del terreno, spegniamo il layer del DTM dello scavo e andiamo nel menu progettazione e utilizziamo il comando intersezione tra DTM. Compare questa finestra nella quale nel primo layer inseriamo layer del DTM da confrontare, in questo caso DTM scavo, che è il DTM dello scavo, ovvero quello ricavato dal rilievo successivo. Ed è l'unica opzione obbligatoria. Le altre sono delle opzioni facoltative che eventualmente servono in altre funzioni del software, ma non specificatamente per il calcolo dei volumi. Una cosa interessante potrebbe essere la mappa degli stereo riporti, che mettiamo su layer map SR. Una volta fatta la scelta del layer del DTM da intersecare, clicchiamo Elabora e dopo una breve fase di calcolo il programma mi calcola il volume dello scavo, appunto, che è di circa 57.224 m3. A video viene mostrata anche, spegniamo un po' di layer, la mappa degli stereoriporti generata. Non ho detto all'inizio, per poter eseguire il calcolo di volumi per intersezioni di modelli, è indispensabile che il rilievo pre scavo e il rilievo post scavo siano entrambi georeferiti su uno stesso sistema di riferimento. In genere si utilizzano dei capisaldi in prossimità della zona di rilievo, capisaldi che vengono rilevati sia il giorno in cui ho fatto il rilievo del terreno, ma anche il giorno in cui faccio il rilievo del terreno con lo scavo, in modo da poter georeferire entrambi i rilievi sullo stesso sistema di riferimento. Questo che abbiamo affrontato è il metodo classico, quello diciamo che la maggior parte delle volte si esegue. Altra situazione che potrebbe presentarsi è quella nel caso in cui il committente ci chiami per il calcolo del volume dopo che lo scavo è già stato eseguito. In questo caso l'unico modo che abbiamo per calcolare il volume è quello di in un certo modo inventarci quale fosse stata la situazione prima dello scavo. Ovvio che se ad esempio il terreno al di sopra di questo scavo, prima dello scavo stesso, fosse stato molto irregolare, o ci fosse stato un cumulo o una bassura, un altro scavo, è ovvio che il calcolo del volume preciso risulta a posteriori impossibile. Però se ipotizziamo che sopra quest'area qua, che è sostanzialmente pianeggiante, il terreno prima dello scavo fosse stato anch'esso abbastanza pianeggiante, come in realtà abbiamo visto era, possiamo affrontare la situazione anche non conoscendo appunto la situazione a priori. Ci sono vari metodi per poter affrontare appunto questo tipo di problematiche. Quello più semplice è quello che si può utilizzare nel momento in cui il terreno, oltre a essere pianeggiante, è anche sostanzialmente orizzontale, come in questo caso qua. Se andiamo a editare la polilinea che
che circonda il DTM che ho già disegnato, andiamo su proprietà, vediamo che i vertici più o meno sono tutti attorno, la quota di vertici, chiedo scusa, cioè tutta attorno ai 18,38, 18,30, 18,28, 18,41 e così via. Diciamo che calcolando la media della quota di vertici andiamo sui circa 18-25 metri. Per cui in maniera molto semplice andiamo nel menu misure, clicchiamo il pulsante volume, selezioniamo tutti i triangoli di cui vogliamo calcolare il volume, confermiamo la selezione, il programma ci chiede di indicare la quota del piano di paragone, quindi abbiamo detto 18,25. Ed ecco che fa il calcolo del volume, ovvero in questo caso calcola 59.182 metri quadri. Ovviamente poi varia in funzione della quota che metto. E questo è un altro metodo, come abbiamo visto, velocissimo per calcolare in maniera approssimata il volume di questo scavo. Altro metodo è quello di utilizzare i piani, ovvero gli spianamenti. Lo spianamento non è altro che un calcolo del volume rispetto a un piano inclinato. Quindi se noi andiamo su progettazione e progetta spianamento, possiamo, eccolo qua che è la finestra, possiamo scegliere di utilizzare uno spianamento per tre piani, per tre punti. Andiamo a selezionare il primo punto. Selezioniamo tre punti della superficie superiore dello scavo, quindi uno potrebbe essere questo, uno potrebbe essere questo e l'altro potrebbe essere questo. In sostanza abbiamo costruito un piano che interpola nel miglior modo possibile quella che era la situazione. Prima dello scavo abbiamo sostanzialmente creato un piano che fa da tappo, passatemi il termine, di quello che è lo scavo che abbiamo a video. Facciamo il calcolo, apriamo la mappa stereo riporti, esegui spianamento ed ecco che qua lo abbiamo. Il programma ha eseguito velocemente lo spianamento e ha ottenuto un volume di 59.800. 822 metri cubi. No, ok, questa qua è la mappa degli stereo riporti, vediamo che è tutta rossa perché evidentemente trattandosi di uno scavo è tutto in riporto. Cancelliamo la mappa. Altro metodo è quello di creare un altro DTM semplicemente partendo dai vertici superiori dello scavo. Io qua ho già tracciato una polilinea che circonda il mio DTM. Andiamo su, creiamo un nuovo layer che chiamiamo DTM superiore. Lo facciamo azzurro. Ok. Andiamo su modelli 3D. Elabora DTM. Andiamo e selezioniamo la polilinea che circonda l'ITM, lo andiamo a inserire sul DTM, sul layer DTM superiore che abbiamo appena creato, conferma, ed ecco che il programma ha creato al volo un modello 3D coincidente con quello che è la parte superiore dello scavo. Spegniamo il nuovo modello di 3D che abbiamo creato. E adesso procediamo esattamente come abbiamo visto all'inizio, andiamo su progettazione, intersezione tra DTM, andiamo a selezionare DTM superiore, elabora ed ecco qua che abbiamo ottenuto i 59.000 erotti metri cubi che abbiamo ottenuto anche nelle altre situazioni. Ai medesimi risultati si poteva arrivare anche utilizzando, che ne so, la simulazione allagamento, mettiamoci su un layer visibile. Ecco qua, arriviamo praticamente al limite ed ecco che qua abbiamo sui 59.000 metri quadri che abbiamo visto. Volendo era anche possibile utilizzare gli spianamenti dinamici, però
con un piano orizzontale, vediamo che più o meno con la quota del piano attorno ai 18 e 25 che abbiamo detto prima, eccolo qua, alziamoci un po', ecco 18 e 26, otteniamo i 59.000 metri cubi che abbiamo ottenuto anche le altre volte, insomma. Questi sostanzialmente sono tutte le modalità di calcolo dei volumi, nei casi che vi ho esposto.